Vedete, fratelli e sorelle, torna in questi tre personaggi, Giovanni Paolo II, Massimiliano Maria Kolbe, San Luigi Maria Grignon di Montfort, torna questa esperienza, prima di tutto sacerdotale, uomini votati a donarsi. E tutti noi sappiamo, abbiamo le immagini ancora negli occhi, la bellezza del dono di Giovanni Paolo II fino agli ultimi istanti della sua vita. Ecco, il sacerdote è chiamato a donare la sua vita insieme con il pane che spezza per la comunità che è Cristo stesso. E soprattutto è chiamato a guardare a Maria come l'immagine per eccellenza del dono, del sacrificio, della maternità, e cioè tesa a curare, a custodire la salute, anche fisica, ma soprattutto spirituale, dei suoi figli. E allora, con questa consapevolezza nel cuore, ciascuno di noi vuole in questo giorno, proprio a pochissimi giorni anche dall'inizio del mese di maggio, avere questa percezione, avere soprattutto anche questa forza interiore. Torno con l'espressione iniziale, con questa immagine così triste legata alla figura della prima vita di Paolo, la parte sbagliata della storia. Vedete, c'è un solo modo per riscattare davvero i nostri peccati, le nostre incongruenze, soprattutto le nostre cattiverie, tutte le situazioni nelle quali anche noi ci siamo accomodati e forse anche noi abbiamo partecipato ad aizzare la folla, ad alimentare la cattiveria. C'è un solo modo, quello davvero di entrare nel cuore di Cristo, fare suoi i suoi sentimenti, essere capaci di partecipare alla sua mensa, perché possiamo anche noi spezzare la nostra vita, donarla, consacrarla al Signore e al popolo di Dio. In questo la Vergine Maria e tutti i santi, Padre Pio, ci diano la possibilità ogni giorno di vivere perfettamente la nostra vocazione cristiana.